abbracciare quelli che non sono della mia famiglia, perché non si sa se ha il coronavirus. Perché c'è il coronavirus e non posso muoverli da nessuna parte. È successo che delle persone hanno avuto il raffreddore e febbre alta. In televisione stanno parlando che c'è il coronavirus, bisogna mettere la mascherina e i guanti, stare un metro di distanza, e dicono che in Cina c'è tanto pericolo. Nessuno può andare fuori, solo i grandi, ma con la mascherina. Preferiamo non metterla perché ci dà fastidio alla bocca, ci suda tutta la bocca appena la mettiamo. La mascherina serve a non prendersi il coronavirus in faccia. Sì, è bella perché ha le ciambelle. Mascherina, mascherina e guanti, abbiamo capito che c'è la mascherina e guanti. Il coronavirus non ha una faccia. Una faccia da coronavirus. Coronavirus. È un virus cattivissimo. Di animale ma microscopico piccolissimo, che lui si aggrappa a ogni persona e fa così giù, fa così e ce la maliamo. Se ha contagiato tante persone, allora è gigante. Così sono tante palline piccolissime. Noi non lo vediamo. È invisibile, più o meno. C'ha anche la corona. Una corona. Questo qua è del coronavirus. È il coronavirus versione grassa. Perché guarda quanto è grande, i suoi occhi e la sua bocca sono minuscoli. Dopo fa ammalare le persone e devono andare all'ospedale. Insomma, a causa di un gran numero di morti, però in compenso sta portando anche un piccolo numero di vantaggi. È venuto, secondo me, perché noi abbiamo disturbato la terra con l'inquinamento. Se noi spremiamo la terra come un limone, le generazioni future che cose che hanno? La buccia del limone, mentre noi invece ci prendiamo il succo. Non è giusto, dobbiamo lasciare anche noi un po' di succo alle generazioni future. Vattene via, coronavirus. Vattene via, vattene via. I dottori stanno facendo il meglio che possono. Devono ancora inventare un vaccino per curare le persone. E è pure un periodo strano che non... Io non ne posso più. Ancora 5 mesi ed ho in escandescenze. La speranza è che passi tutto, tutti stanno bene e che almeno si può vivere una normale vita.